Dicevo, non è mai semplice parlare quando si perdono le partite. Oggi è arrivata questa sconfitta. Per voi in questo momento è play out? Sì, è play out. Questo dice il campionato in base ai risultati che si sono verificati oggi. E torno a ripetere, ho fiducia cieca nei miei ragazzi e sono convinto che sapranno farsi valere nei play-out. Ho visto disponibilità, ho visto voglia di soffrire, ho visto quelle qualità che mi fanno ben sperare, perché contro un grande Pescara, un ottimo Pescara che giocava in casa, che è 2 anni che gioca sempre con lo stesso allenatore, quindi con un gioco collaudato, penso che per 70-75 minuti abbiamo fatto una buona gara. Probabilmente in questo momento questa squadra di più non può fare. Parlo oggi col Pescara, ma nelle ultime settimane ci sono stati dei problemi. Non mi interessa quello che è successo prima. Io credo che invece si può sempre fare di più, si può sempre migliorare quello che è sia la fase difensiva che quella offensiva. Quindi sono fiducioso per un grande playoff. Per chiudere, mister, sarà importante recuperare però qualche giocatore, perché in questo momento ci sono troppi assenti, troppi giocatori importanti per questa squadra. Cerchiamo di recuperare tutti quello che è possibile, ma chiaramente dopo ci vuole anche la condizione atletica, e quindi io devo cercare di mettere in campo gente che atleticamente sta bene.